L'insegnamento di questa sera ha per titolo I doni dello Spirito. Vorrei polarizzare la vostra attenzione, prima che sui doni dello Spirito, sul dono dello Spirito, cioè il dono che il Padre e il Figlio ci danno, che è lo Spirito Santo. Nella liturgia noi lo chiamiamo altissimo dono di Dio. Col dono dello Spirito si compie la grande promessa fatta dal Padre e fatta dal Figlio. È una meraviglia divina questo inabitare di Dio con l'uomo. Il nostro Dio non è un Dio lontano, ma è un Dio vicino, un Dio dentro di noi. Guardate quale conseguenze ne vengono da questa abitazione di Dio dentro di noi. E se noi prendiamo coscienza di questa inabitazione dello Spirito dentro di noi, ecco come vengono fugate tutte le paure, tutte le angosce, tutti i bisogni che hanno gli uomini lontani da Dio, di avere delle protezioni, di avere chi li difenda, di avere dei segni di protezione, quasi che l'uomo abbia bisogno di altro quando ha Dio dentro di sé. Oppure quelle paure che noi abbiamo, che Dio sia lontano, che Dio non ci ascolti, che Dio non ci veda, quasi che sia un Dio staccato da noi, mentre noi siamo in Dio. Ed è vera la frase di Paolo agli Areopagiti, cioè all'Areopago di Atene, il quale Paolo, citando un poeta greco Arato, dice: in lui siamo, viviamo e respiriamo. Ma in noi in senso più profondo dobbiamo confessare che lo Spirito è dentro di noi, abita in tutto il nostro essere e crea in noi la sua abitazione. Questa abitazione di Dio creata in noi, noi chiamiamo grazia di Dio, grazia santificante, per cui siamo amici di Dio, per cui conversiamo con Dio, per cui siamo sotto l'azione dello Spirito. Che cosa fa lo Spirito dentro di noi? Lo Spirito dentro di noi, che lo Spirito del Padre e lo Spirito del Figlio, ha il compito di deificare l'uomo, di cristificarlo, per cui è dentro di noi per cambiarci in Dio. Lentamente, se noi corrispondiamo alla sua azione, cambia la mentalità, cambia i sentimenti, cambia i comportamenti, in certo qual modo spiritualizza anche il corpo. Questo è l'effetto della inabitazione dello Spirito Santo dentro di noi. Lo Spirito Santo dentro di noi ci rende adatti a compiere atti divini, azioni divine. Una volta che noi siamo figli di Dio e siamo un Dio in formazione,
atti che richiamiamo come quelli di Cristo beanditrice, umano divini. Siamo noi uomini che li compiamo, ma è lo Spirito che li compie in noi, lo Spirito di Cristo. Ecco che noi, avendo per oggetto la vita di Dio, dobbiamo attingere Dio. Ed ecco allora i tre piedistalli, i tre, diciamo, punti cardinali, in questo caso tre, del nostro organismo soprannaturale: la fede, la speranza e la carità. Ossia le tre virtù infuse, teologiche, che hanno per oggetto Dio. Noi non possiamo attingere Dio perché siamo semplici uomini. E allora lo Spirito Santo crea queste tre virtù, tre potenzialità. La fede, che è apertura a Dio, per cui possiamo comprendere Dio, aprirsi a Lui e recepito dentro di noi. La speranza, che ci fa distaccare dalle cose della terra e assurgere a Dio. La carità, che inizialmente si congiunge con questo Dio, e attraverso la fede, la speranza e la carità, che agiscono in sinergia, ossia tutte e tre insieme, che noi viviamo la vita divina per opera dello Spirito Santo qui sulla terra. Vita divina che sarà completa in cielo. Questo è il grande dono di Dio che ci è stato dato, il quale opera dentro di noi attraverso le tre virtù infuse, piantate dalla grazia, fede, speranza e carità. Arrivati a questo punto, ecco che noi dobbiamo parlare dei doni dello Spirito, ossia delle potenzialità dello Spirito dentro di noi. Parliamo così dei doni dello Spirito che mirano a santificare l'uomo. Ma siccome l'uomo nella Chiesa è membro di Cristo e fa parte di un corpo, ecco che lo Spirito dà delle potenzialità a ciascun membro perché possa svolgere la sua azione sociale per edificare il corpo della Chiesa. Per cui noi abbiamo i doni personali santificanti e i doni sociali dati a ciascun membro come membro della società della Chiesa perché venga edificata questa Chiesa. E allora doni di santificazione e doni di edificazione. I doni di santificazione noi li chiamiamo grazie, o li chiamiamo doni infusi, vedremo, invece i doni di edificazione li chiamiamo carismi. Cominciamo con i doni di santificazione. I doni di santificazione, già qualcuno li abbiamo elencato, è la grazia santificante che sta alla base, la fede, la speranza e la carità, che formano l'organismo attraverso cui la grazia si esplicita. Ma accanto a queste tre virtù infuse, noi abbiamo i doni interiori. Lo Spirito del Signore su di me, noi abbiamo già in Isaia e poi in Luca questi sette doni, che si chiamano sette perché è un numero di pienezza, ma che possono essere anche di più, ma vengono ridotti a sette: sapienza, scienza,
intelletto, consiglio, fortezza, pietà, timore di Dio. Questi doni perfezionano, lo dico per sfuggita, le virtù infuse. I tre doni superiori perfezionano le virtù teologali, fede, speranza e carità. E precisamente il dono della carità, cioè la virtù della carità, viene perfezionata dalla sapienza. La virtù della fede viene perfezionata dall'intelletto. La virtù della speranza viene perfezionata dalla scienza. La virtù della prudenza viene perfezionata dal consiglio. La fortezza dalla fortezza, poi la virtù della giustizia viene perfezionata dalla pietà. E la temperanza viene perfezionata dal timore di Dio. Succede questo, che noi attraverso le virtù compiamo sì atti divini, però in modo molto imperfetto, in modo umano. Però attraverso i doni infusi, i sette doni dello Spirito, le sette virtù, le quattro cardinali e le tre virtù così teologali ricevono un impulso particolare. Noi restiamo sotto l'influsso di Dio, ossia dello Spirito, e quasi a modo divino compiamo le stesse opere che compiamo con le virtù. In altri termini, i doni dello Spirito ci rendono passivi all'azione dello Spirito e noi siamo condotti dallo Spirito a compiere quelle stesse opere che noi compiamo attivamente e umanamente con le virtù. Forse è un po' difficile comprendere questo linguaggio, però abbiate soltanto questa nozione, appresso meglio dilucideremo. Comunque i doni dello Spirito completano l'organismo soprannaturale, che è formato dalla grazia santificante, le tre virtù infuse, i sette doni dello Spirito. Tutto questo organismo spirituale produce una vita divina dentro di noi e i frutti si vedono. Quali sono i frutti di questa vita divina? Se noi vogliamo vedere se viviamo una vita nello Spirito, dobbiamo stare attenti a questi frutti. Per cui la spia, diciamo, per vedere se la nostra vita è una vita nello Spirito oppure ancora una vita nella carne, sono i frutti dello Spirito. Se l'albero produce i suoi frutti, allora noi diciamo è l'albero dello Spirito. Se invece questo albero produce frutti dalla carne, noi diciamo che ancora noi viviamo nella carne. San Paolo parla a lungo di questa vita nello Spirito e vita nella carne. Se voi leggete la lettera ai Galati, capitolo 5, vedrete quali sono i frutti della carne e quali sono i frutti dello Spirito. Si parla in questa lettera della vita nella carne e della vita nello Spirito, come anche nella lettera ai Romani, diffusamente, si parla della vita nella carne e della vita nello Spirito. Purtroppo l'uomo vive la vita divina, la vita dello Spirito, camminando nella carne, cioè perché è ancora in una condizione mondana. Ecco perché lentamente lo Spirito manifesta la sua vitalità in noi, assorbendo la vitalità della carne e trasformando la carne in attività dello Spirito. Per cui in noi coesistono frutti di carne e frutti di spirito, però si
si abbondano i frutti dello Spirito, noi diremo che la nostra vita è una vita nello Spirito. Se abbondano invece in noi i frutti della carne, noi diremo che ancora in noi c'è viva la carne e non viva lo Spirito. Quali siano queste opere, questi frutti della carne e dello Spirito, potete leggerli questi frutti nella lettera ai Galati, cominciando dal 20 al 22 del capitolo 5. Passiamo oltre. E allora, finora noi abbiamo parlato dei doni dello Spirito e dei frutti dello Spirito, la vita dello Spirito che si manifesta con i frutti dello Spirito. Io vorrei ribadire questo concetto, fratelli e sorelle. Noi ci mettiamo in un nuovo cammino. Non sono tanto i carismi di cui parleremo che contraddistinguono la nostra vita, quanto i frutti dello Spirito, i quali ci dicono se viviamo la vita dello Spirito, se è lo Spirito di Dio che vive in noi, che opera in noi, e questo si vede dai frutti. Diceva Gesù, l'albero si conosce dal frutto. L'albero buono produce frutti buoni, l'albero cattivo produce frutti cattivi. I doni dello Spirito interiori mirano a renderci sottomessi, docili all'impulso dello Spirito, a recepire la mozione dello Spirito e ad agire secondo lo Spirito. Per questo servono i doni interiori, sapienza, intelletto, scienza, consiglio e tutti gli altri doni servono a sottometterci all'azione dello Spirito, perché noi recependo l'azione dello Spirito possiamo produrre frutti di vita divina, che sono i seguenti. Tu, fratello o sorella, vuoi sapere se vivi nello Spirito o vivi nella carne? Esamini i tuoi frutti. Le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Se nella nostra vita abbondano queste opere, è chiaro che noi viviamo nella carne. Se noi ci diamo all'impurità o non eliminiamo le forme di impurità, se noi coltiviamo fazioni, dissensi, invidie, gelosie, siamo nella carne. Se noi ci diamo una bella vita, mangiamo, beviamo, orgiamo, bene, viviamo nella carne. Cioè si abbondano queste opere, viviamo nella carne, ancora non è venuto il passaggio dalla carne allo Spirito. E allora quali sono i segni che lo Spirito di Dio che vive in noi, che viviamo la vita dello Spirito, cioè che siamo rinnovati dallo Spirito, che l'effusione è attecchita? Sono qui. Il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Sono tutti frutti che indicano il dominio dello Spirito dentro di noi, la vita dello Spirito dentro di noi, la prevalenza dei doni spirituali, dei doni dello Spirito dentro di noi. Ora io auguro, fratelli e sorelle, a tutti voi che vi preparate all'effusione, cioè al risveglio di questo patrimonio che abbiamo ricevuto nel battesimo, a puntare sulla vita dello Spirito, a puntare
sul dono dello Spirito e sui doni dello Spirito, chiedendo allo Spirito Santo di essere sottomessi a Lui e di fare prevalere in noi questi abiti infusi, perché questi doni sono abiti infusi dentro di noi. Detto questo, ecco, passiamo a un'altra categoria di doni. Sono i cosiddetti carismi. L'uomo ha una dimensione personale nella Chiesa e una dimensione sociale. Noi dobbiamo santificarci, ma dobbiamo anche edificare gli altri. Abbiamo un compito di edificazione, di collaborazione, perché tutta la Chiesa cresca. E allora ognuno di noi è dotato di un dono particolare, di una potenza dello Spirito, una potenza. Finora lo Spirito vive in noi a livello di grazia. Adesso vive e opera a livello di potenza. E allora i doni dello Spirito a livello di potenza sono i cosiddetti carismi, perché noi nella potenza dello Spirito possiamo edificare la Chiesa Santa di Dio perché cresca nella carità. Dice l'Apostolo qui agli Efesini, capitolo 4, quando parla che alcuni di apostoli, profeti, eccetera, eccetera, un testo che vedremo subito, al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Continua lato 2. Ognuno di noi è dotato di un'energia particolare, l'energia dello Spirito, la potenza dello Spirito, perché convogliando queste potenze, queste energie, noi collaboriamo all'edificazione del corpo di Cristo nell'amore. Quali sono queste energie? L'Apostolo Paolo ne parla diffusamente nella lettera ai Corinzi, prima lettera, capitolo 12, dove abbiamo due elenchi pressoché uguali, ma con qualche differenza, e dove poi nel capitolo 13 e nel capitolo 14 parla ancora dell'uso di queste potenze che Dio ci ha dato. Diffusamente in questi tre capitoli lo Spirito Santo ci ha lasciato così un documento molto bello e molto dettagliato sui carismi, ma non è il solo punto dove si parla dei carismi. Se ne parla nella lettera agli Efesini, se ne parla nella lettera ai Romani, e anche un accenno l'abbiamo nel Vangelo, nell'elenco di San Marco, l'elenco marciano proprio alla fine del Vangelo. Abbiamo in tutto qui 5 elenchi, però qua e là ci sono altri carismi diffusi di cui parla Paolo nelle diverse lettere, pur non formando l'elenco, per cui abbiamo molti altri carismi che non sono in questi elenchi. Tuttavia questi elenchi sono sufficienti a darci un'idea dei carismi
non sono elenchi esaustivi, ma sono elenchi indicativi, ma sufficienti per avere un'idea, un quadro su per giù completo di queste energie di cui è dotata la Chiesa Santa di Dio. Cominciamo con la lettera ai Corinzi, con i primi due elenchi. Che cosa è successo? Successo questo, storicamente. Corinto era una bella città, una città anche corrotta. Tant'è vero che gli antichi, per dire che si comportavano male, dicevano quello corintizza. Corintizzare significava nel gergo antico vivere libertinamente, alla libertina. Quello corintizza, vive disordinatamente alla maniera dei Corinti. Era una città sviluppatissima, popolosa, posta proprio al centro, proprio alla bocca dell'Europa, venendo dall'Asia Minore, un bellissimo porto, e c'era una fiorentissima comunità. Paolo vi stette alcuni anni. Era una comunità molto effervescente, una comunità piena di vizi e di virtù. In questa comunità si manifestavano delle cose nuove. Mentre pregavano, qualcuno parlava lingue straniere e si pavoneggiavano chi parlasse meglio. Alcuni profetavano, alcuni imponevano le mani e facevano i miracoli. E allora i capi della Chiesa si preoccuparono e scrissero a Paolo: caro Paolo, stanno succedendo cose strane, cose di turca, diciamo. Siamo qua in Turchia. Stanno succedendo cose strane qua. Dacci qualche insegnamento su queste cose strane che succedono qui. Le cose non tanto più strane, quanto più simili manifestazioni c'erano anche presso i pagani di Corinto, nei culti misterici della Dea Madre, di Dioniso, dove si parlava in lingue, dove c'erano profezie e dove c'erano anche dei miracoli. Era da vicino il Tempio di Esculapio, dove avvenivano tante guarigioni. E allora, dove ci troviamo noi? A che livello siamo? E allora Paolo dà un insegnamento e dice: innanzitutto mettiamo le mani avanti. Tutto quello che succede in mezzo a voi è opera dello Spirito, non è opera del diavolo, come avviene nei culti misterici. Perché nessuno può dire anatema a Gesù se non è lo spirito cattivo che glielo suggerisce. Ma nessuno può dire viva Gesù, Gesù è il Signore, se non è lo spirito a suggerire. In altri termini, a Corinto avveniva la glorificazione di Cristo. Tutto terminava a Cristo. E allora, se Cristo era al centro di queste manifestazioni, anche esuberanti, segno che è lo Spirito di Cristo che opera. Paolo esercita un discernimento e dice: quello che viene in mezzo a voi, come già avete esperienza in altre chiese, è opera dello Spirito. E poi comincia a spiegare
Ecco, è bene che noi adesso leggiamo il testo così. I doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Pneumaticoi o pneumatica. I codici così non sono, non hanno la stessa parola. Alcuni dicono pneumatica, le cose spirituali, altri codici hanno pneumaticoi, riguardo cioè agli spirituali. Comunque, riguardo ai doni dello Spirito, è pneumatica, la versione migliore. Non voglio, fratelli, che restiate nell'ignoranza, eccetera. Dunque San Paolo non vuole che restiamo nell'ignoranza, che ne sappiamo parlare di questi doni dello Spirito. Dopo aver stabilito che queste manifestazioni appartengono allo Spirito, egli comincia a dire: vi sono diversità di carismi, carisma, questo spieghiamo, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è dato una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Adesso vedremo. Da questo testo si deduce la pluralità dei carismi, come la pluralità dei ministeri, come la pluralità delle operazioni dello Spirito. Però l'unità della fonte è l'obiettivo unico a cui mirano tutte queste potenzialità diverse. Cioè, all'origine c'è lo Spirito, a termine c'è lo Spirito, nel centro ci sono queste diversità o potenzialità diverse che sono necessarie, come nel corpo ci sono diverse membra che hanno una funzione diversa, ma tutte le membra formano un unico corpo e tendono ad un unico scopo, cioè la vita del corpo stesso. È interessante adesso vedere che cosa è questo carisma. Il carisma è dato a ciascuno per la utilità comune e per gli altri, non è per noi. Mentre il dono personale è per me, per la mia santificazione, la profezia per esempio, o il dono dei miracoli, non è per me, è per gli altri. È un dono di edificazione. Dio lo dà a me per gli altri. Mentre il dono della fede lo dà a me per me, lo dà a me la sapienza per me, in modo principale. Invece il linguaggio di sapienza, tanto per dire, il dono delle guarigioni lo dà a me per gli altri, non è un dono personale, ma io sono depositario di un bene che è destinato ad altri. Di qui l'importanza di questa distinzione, perché io non mi posso accaparrare i carismi, non sono doni miei, sono dati a me, ma io ce l'ho in quanto servono per gli altri. Non posso io tenerli per me, perché io accapererei doni dati per gli altri per conto mio. Io devo usarli se mi sono stati dati per gli altri. Questi doni dati per gli altri si manifestano attraverso i ministeri di cui parleremo. In questo testo abbiamo due parole, carismi e manifestazione. Corrispondono a una stessa cosa, nascondono una stessa realtà.
Difatti i carismi vengono chiamati con nomi diversi e la stessa realtà con nomi diversi. Alle volte è chiamato caris, grazia. Alle volte carisma, un rafforzativo di caris, a plurale carismata. Alle volte manifestazione, significa fanerosis, cioè una manifestazione dello spirito, perché i carismi si vedono. Sono soprattutto quei carismi che noi chiamiamo teofanici, teofano, cioè manifestano Dio, la grandezza di Dio, la potenza di Dio, il miracolo per esempio. Paolo parla ai Galati: il Vangelo è stato predicato in mezzo a voi non nella sapienza umana, ma nella potenza dei segni di Dio. C'è altra parola, sineresis, cioè, o meglio no, sinergia, cioè non sineresis, è un'altra cosa. Energia, energemata, energia, oppure dinamis, significa forza, anche la dinamo. Sono parole che indicano la stessa realtà, carisma, fanerosis, oppure energia o energemata, oppure dinamis. Sono le stesse realtà, sotto diversa focalizzazione. Ma andiamo un po' alla sostanza. Quali sono questi doni che sono dati per l'utilità comune, che vengono dal medesimo spirito? Sono questi. A uno viene concesso dallo spirito il linguaggio della sapienza, dal vertice, che corrisponde un po' al dono della sapienza, ma non è la stessa cosa. Io ho il dono della sapienza, ma non ho il linguaggio della sapienza. Che cos'è il linguaggio della sapienza? Poi vedremo. È comunque una manifestazione dello spirito. Ad un altro invece, per mezzo dello stesso spirito, il linguaggio di scienza, che è diverso. Vedete come San Paolo, ad ogni dono diverso, sempre ricorda l'unità di origine, sempre lo stesso spirito, diversità e unità, ossia quello che in termini moderni viene chiamato la plurunità o l'uniplurianità. A uno la fede per mezzo dello stesso spirito, e la fede carismatica di cui parla Gesù: se aveste fede quanto un granellino di senape, spostereste le montagne. A un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico spirito. Ad uno il potere di far miracoli, che è diverso. Ad un altro il dono della profezia. A un altro il dono di distinguere gli spiriti, il discernimento. A un altro le varietà delle lingue. A un altro infine l'interpretazione delle lingue. Ma ricordate, ma tutte queste cose è l'unico ed è il medesimo spirito che le opera, distribuendola a ciascuno come vuole. Dice come vuole lo spirito. Alleluia.